Io, gente, finalmente ero ora, dopo un sacco di tempo, si arriva a provare Bioshock 2 completo. Aspettavate questo momento? Beh, anch'io sinceramente aspettavo questo momento. Adesso andremo a vedere come sarà, come è diventato, cosa è cambiato su Bioshock. Però vi dico che questo, il 2, è la versione sempre remaster. Quindi, io l'ho provato un pochettino per fare un po' di prove e roba così. E devo dirvi che i bug ci sono sempre. Sì, perché la versione remaster, sapete, ogni volta che toccano, invece di sistemare, creano altri nuovi bug per ottimizzarlo alla grafica moderna. Ma boh, questo lo vedremo nel gioco. C'è sempre facile, medio e difficile. Però, come sapete, se mi conoscete abbastanza bene, io faccio tutto difficile. Quindi, andiamo! Hai giocato molto. Ti spara tutto. Questa non è tua figlia. Lo capisci? Il suo nome è Eleanor ed è mia figlia. Ora in ginocchio, per favore. Togliti il casco. Molto bene, prendi la pistola. Puntatela alla testa. Spara. Riesci a sentirmi? Il tuo segnale è molto debole. Wow.
E così inizia Bioshock 2. Avrete molte domande? Sì, sicuramente. Se poi però avete visto la serie che ho fatto sul primo, forse non avete molte domande, chi lo sa. Beh, comunque, questa volta giochiamo, ci impersoniamo nel... Oh. Aspetta. Ecco già. Già iniziamo col primo errore. Praticamente non riflette la mia immagine. Sono uno spettro, sono un fantasma. Yes. Problema dei Remaster. Sì, si sono dimenticati di mettersi il riflesso nell'acqua. Bene, ottimo. Vabbè, siamo dei Big Daddy. La storia si separa da 10 anni del primo. Quello che avete visto all'inizio, non voglio svelarvi tanto più che altro. E però vi dico subito che l'immagine che avete visto, che c'era la bambina con questa tizia, teoricamente deve essere successo prima degli avvenimenti del primo Bioshock. Dopo 10 anni è finita la storia del primo. E adesso c'è sta qua. Ha preso il posto del vecchio Ryan, possiamo dire, ma adesso non vi dico nulla, andiamo a immergerci nel gioco. Beh, grafica leggermente migliorata, leggermente, più dettagliata, un po' così. Adesso vedrete un bel paio di bug, simpaticissimi bug. E abbiamo, la novità, abbiamo la trivella stavolta, abbiamo la trivella, abbiamo. Col carburante, perché se stiamo premuto... Sai che sarà abbastanza inutile, secondo me. Sto giocando in modalità difficile e prendo tante sberle quanto nel primo, anche se nel primo non ero un coso. Ecco la novità: nel primo non ero un Big Daddy, nel secondo sì, avete visto, però prendo tante quante sberle come nel primo. Non so, riflesso inesistente. Tu al massimo, quasi al massimo. La sala con piscina. Regola numero 1. Ora siete in fondo all'oceano. Se sentite gocciolare sulla vostra testolina, siete licenziati. Regola numero 2. Potete riavviare un generatore spento con una scarica diretta, ma prima fate uscire tutti dalla piscina. I ricconi si spaventano a vedere lavoratori morti che scagliano saette in giro. Mi seguite? Bicchito male. Oh oh! A quanto pare la trivella funziona benissimo contro i ricombinanti. Però c'è un piccolo problema di fondo in sto gioco, anzi in questa registrazione. Già sono un po' raffreddato, anzi un bel po' raffreddato, e quindi ho le orecchie molto coperte, sai, avete presente quella sensazione di che sentite poco perché sono raffreddato. Però c'è una cosa: che gli effetti speciali nel gioco, i dialoghi sono altissimi, però non riesco ad aumentare nel modo giusto gli effetti speciali, perché sono molto bassi. Mio marito è davvero un idiota. Ai dialoghi, però... Spende fino all'ultimo centesimo in tonici genetici per sfoggiare un fisico invidiabile, solo per poter passare poi tutto il giorno ad ascoltare la radio senza senso di colpa. Stephen, gli dico, se vuoi tenerti in forma, vieni a farti qualche vasca con me alla vecchia maniera. Se no è la mente ad atrofizzarsi. Forse mi conviene introdurre di nascosto nella sua dieta un po' di stimolatori cerebrali. Beh, simpatica. A parte che ho l'orecchia tappata, sto cercando di sistemare, ma mi sa che questo è un più problema nel gioco, no? Un più problema del dentro, del... Padre! Problema del gioco in sé, quindi non posso risolverlo più di tanto. È proprio così, non so. O ci hanno lavorato un po' così o altro. Tutti meglio.
Dubbio quel coso. Brutto quel coso, eh? Bruttissimo. Dollari, dollari, dai, che sono, mi riempio di roba. Uno e l'altro, non so più dopo che farmene. Ed ecco, boh, non so, vedrò se riuscirò a sistemare quando starò un po' meglio, perché sento, sentirò meglio, ma ora come ora, vabbè, poco importa. Qui non c'è niente, però fate caso, no? Cioè, inizia la storia, come nel primo, no? Inizia la storia, almeno nel primo c'è più o meno una guida, quello là, il tizio, non so più come si chiama adesso, perché è passato un po' di tempo, che ti invita, ti chiede, ti porta. Qua si sveglia, si inietta un plasmide. Boh, parte così. Ah boh. Era solo un piccolo appunto, appunto. Vabbè, dai. Come fai? Oddio. Braccio di Junior? Prendo un sacco di sberle, prendo. Ah, un'altra cosa, fate molto caso, questo devo dirlo, ai doppiatori, eh? I doppiatori in sto gioco, sono i... Ecco qua. Finalmente un segnale. Tu, che stai riportando in vita questa città morta, ascolta, il mio nome è Tenenbaum. So chi sei e ho un gran bisogno del tuo aiuto. Ti prego, raggiungimi alla stazione Atlantic Express. Ecco, i doppiatori sono sempre gli stessi, ma veramente sono sempre gli stessi. Sono sempre loro dal primo, eh. Forse è cambiato uno o due voci, ma sono sempre loro. La Tenenbaum è giustamente, è giusto che sia lei, quindi, Però nella storia la Tenenbaum è rimasta sulla... A Raptor rimasta, guarda, questo bug che ho trovato, guarda che roba. Guarda che roba. A caso così, La Tenenbaum è rimasto sotto nel Rapture, perché nel primo non diceva dopo che fine ha fatto, e ve lo dico io, è rimasta sotto. Che dopo ha preso il controllo sta lab. Ecco, vi ho già detto troppo, vi ho già detto. A mia figlia Ilianor, registrazione. Presto nascerai e Rapture sarà la tua casa. Verrai cresciuta come me per servire gli interessi della comunità prima dei tuoi. In questa città, quella è un'eresia, un'aberrazione del più naturale egoismo. La tua infanzia qui sarà difficile, ma il prezzo della rivoluzione è sempre caro, Ilianor. Se saremo pazienti con lei, Rapture sarà nostra. Eccolo che parte! E bug! Allora, siccome sono Big Daddy, sono molto grosso, no? Nella stazza molto grossa. A quanto pare, quando vai negli angoli, alle cose così, cominci a fare sta cosa qua. La levitazione sopra i polveroni. Non so perché lo fa, eh. Perché è programmato male, mi sa, in sto punto, vero? Piccolo bug, Piccola sono dimenticanza. Sono che non assaggio un goccio di Adam. Ne ho... Qui è la dottoressa Sophia Lamb, con un messaggio per il popolo. Ricordate, non siete soli. Pensate a me non come a un capo, ma come alla madre della famiglia di Rapture. Sono tornata a Rapture dopo tanti anni. Brigid Tenenbaum. Oh, beh. Le sorelline che avevo salvato sono cresciute e ormai non pensano più a me. E eccola. Considerato ciò che avevo fatto loro, è una grande gioia. Ma ora, lungo le coste di tutto il mondo, le bambine spariscono, rapite. Così sono tornata, temendo ciò che in realtà già so. Qualcuno sta creando altre sorelline, sta riprendendo il mio lavoro, i miei peccati, anche a costo della vita. Devo fermarlo. Ecco, l'ha spiegato, Stanno rapendo le bambine liberate. Lei è tornata indietro, guardate. Questa volta abbiamo lo sparacchiodi del Big Daddy e vi dico che assolutamente fa schifo sta arma. Nel Big Daddy il primo era veramente potentissimo. Nel secondo, beh, nel primo non potevamo usarla, però usavano il Big Daddy. So che siamo nel secondo, siamo nel Big Daddy. Questa arma fa schifo, non riesco a capire. Sto mirino, vedete il cerchio, è talmente grosso che non riesco a capire dove sparano.
Tecnicamente spara al centro, però. Non fa... Ho capito che è difficile, però guarda, fa niente di danno. Mi sembra. Guarda, che mi tocca fino in fondo, mi tocca. Già iniziamo bene, eh. Guarda. Sembra il mitra del primo, però con l'estetica diversa. Contro. Se intendiamo col trivellone. Non so perché esista sta arma, perché l'hanno messa. Poteva fare un po' più, No. Deve essere inutile, deve essere sta arma. Deve essere abbastanza inutile. Sono arrivato fin qua giù, per poco, ma ce l'ho fatta. Ed eccola qua. Esiste realmente Rapture. Qui è dove quella cosa ha portato mia... la mia povera bambina. Da quanto ho visto dal sottomarino, gran parte della città è in rovina. Ma c'era qualche luce qua e là, e ombre che si muovono. Ah, sto vaneggiando. Credo sia la paura. Però, se riuscirò a trovare questa dottoressa Lamb, che sento nominare spesso, forse troverò Cindy. 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 L'attacco per trivello funziona un sacco con i combinati guerrieri, perché li blocca lì sul posto e non riescono a muoversi. Questa è una cosa interessante. Mi serve più da smazzarlo con la trivella, no? Lo trivelliamo e facciamo privo, facciamo. Questo l'ho mancato. Meno male che l'ho preso. Questa è una cosa interessante. Sì, oppi come la merda, vediamo. Overpower sta cosa, lo dico io, eh. Guarda, lancia robe di fuoco. Ma che scemo. Se fa niente di trivella. Faccio niente con sta arma. È andata. La colpisce. Cabò, come colpisce? Colpisce. Oh, un gatto, no, i gatti. Non so perché ci sono sempre i gatti lì dentro il carriolo. Qui è la dottoressa Sofia Lamb, con un messaggio per il popolo. Ricordate, la Big Sister ci osserva sempre. Rubare l'Adam significa rubare alla famiglia di Rapture. La vostra famiglia. Ecco, avete sentito? Avete sentito? E niente, sono le Big Sister che praticamente hanno preso il posto del... di Big Daddy, ci sono sempre Big Daddy, però Big Sister da quando sta qua è salita al potere, la Lembe, ha ricreato anche i Big Daddy e ha creato dei Big Daddy versione donna, il concetto è quello, il concetto. E niente, sono più agili, sono più lunghe, punzecchiano di più, raspano e roba così. Perché aveva in mente sta roba quando la creava, no? Diana ha insistito affinché passassimo un fine settimana all'Adonis. E già sento di aver bisogno di una tregua dalla vacanza. E quando ritiene necessario rimanere... Andrew Ryan! ...perché lavoro, le sue parole si dissolvono in un interminabile belato animale. E io che fondai Rapture per essere libero dalle leggi e da Dio, per vivere tra coloro per i quali il vero guadagno è il lavoro. Eppure, quando Diana accenna al fatto di essere la madre di mio figlio, mi viene concessa una pausa. Finora non ho mai preso in considerazione l'idea dei successori. Forse con il nuovo anno. Mm.
Porca. Spacca tutto, eh? Spacca tutto, spacca. Ma noi siamo dei Big Daddy, mi dispiace. Non so cosa pensava quella lì di farmi, ma... Siamo dei Big Daddy, camminiamo sott'acqua noi, cioè. Con quello scafandro neanche l'oceano può farti del male. E questo è un bene. Ma Rapture ha visto la morte di molti grandi uomini. Da solo non sopravvivrai a lungo. Puoi ancora raggiungere la stazione. Mi troverai lì. Devo ammettere che questa Tenebram, col passare degli anni, ha perso la sua re. La sua re, amo, roba così. Ha perso, guarda, in modo tipo di parlare. Parla. Oh, scusa, lancia granata sto coso, guarda. Molti anni prima, nel Bioshock 1, parlava piuttosto bene, no? Facciamo, invece oggi sei un po', sei un po' calmata, si è appoggiata sugli allori, così dice, con la voce, quindi adesso doppia un po' in modo abbastanza... Verso? Verso, yes. Raga roba. Non so se dopo più avanti potremo andare a camminare fuori nell'oceano, eh. Non sono sicuro, non lo so. Rapture. E si ritorna ancora una volta a Rapture. Oh, okay. Perché quella nuota io non posso nuotare? Scusa, che discriminazione è? Che discriminazione è questa? Come avevano detto le sorelline, sali fino alla biglietteria e ti dirò ciò che so di te. Yeah, ciò che so di te. Non sai nulla. Non so nemmeno io. Raggiungi Bridget Tenebra. Oh, questa volta gli ho dato pure il nome Bridget, eh. Questa volta, capito? Tre. Oddio, ma è tutto posto nuovo, Guarda che Rapture è gigantesca, quindi è normale che... Posti inesplorati. Armadietto. Caffè. Fagioli in scatola, buonissimi. Ridatemi il mio dollaro, cazzo! Oh! Non ti Cioè, vabbè, spara, mi ha preso in pieno. La maggior parte dei sopravvissuti è ridotta così, ricombinanti. Ormai sono dei drogati, pericolosi animali. Fagioli in scatola, ci sono sempre, sono molto buoni. Cos'è? Grimaldello elettronico? Ah, per colpire le macchine e rendere tutte alleate. Questa volta è proprio uno sparo, eh. Dardo a giramento, questo è diverso. Prima il grimaldello elettronico dovevate infilarlo dentro le macchine, quindi... Ok, posso recuperarli. Sì. Estensione per grimaldello elettronico. Ma quale macchina? Ah, qua. Ah. Parte del segreto è sbloccato. Piuttosto semplice la cosa, eh. Non è che sia così complicato. Per già non è che anche da vicino e premi B per farlo, ma non posso neanche accovacciarmi. Ah, non posso. B, questa volta gira. Cos'è il blu? È
Attacca tutti i nemici. Ferma l'ago sull'elemento leggero per rendere più potenti. Ah, grazie. Dimmelo prima che se le metto sul lago blu diventano più potenti. Cioè, non ti disattivo. No, non posso più riattivarlo. Questa è una cosa abbastanza innovativa, un po' diversa dal solito, Perché l'aggiramento del primo Bioshock mi ha rotto un po' le balotta, se aveva rotto. È colpa tua se ti ho fatto male. Dai, spara. Oh, così non spreco munizioni. Qui parla la dottoressa Sophia Lenn. Andrew Ryan è morto, ma il tiranno dimora sempre e comunque dentro tutti noi. Ricordate, noi rifiutiamo i Jedi, noi rifiutiamo l'ego, noi rifiutiamo il tiranno. Azze. Strugge la costano meno quando usate. Danneggi avversari che ti entrano di usare. Frema l'ago sull'area blu mentre la G per ricevere un kit medico gratis. Ulla. Kit medico. Questa è veramente interessante. Un aiuto un po' più che semplifica il gioco, a quanto pare. Non è che mi lamento, però. Se c'è. Lo chiappo. Aspetta, ho dimenticato di usare un coso. Dicono che in assenza della luce del sole le persone diventano nervose e si isolano. Ora richiedono a gran voce uno psichiatra. Anche fosse loro il censore di Stato, il sequestro dei beni privati in tempi di guerra, o la cieca che faceva sparire le persone di notte. Ad ogni modo, questa Lamb pare sia la più importante professionista nel suo campo. Bene, sei in grado di fermare lo sferragliare degli anelli più deboli della catena. Glielo lascerò fare. Ma robotino? Io ti conosco. Quel simbolo sulla mano significa che sei un uomo morto. Sono passati 10 anni, soggetto Delta, da quando ti ho visto portarti la pistola alla tempia e premere il grilletto. Ma fatti coraggio. Dalla tua sofferenza è nato il paradiso. Non so come tu sia sopravvissuto, ma la tua sofferenza sta per finire. Questi uomini ti alleggeriranno del tuo fardello. Ti prego di capire come tutto ciò che ho fatto sia un atto d'amore. È Sophia Lamb! Ti ha trovato! Ok, si sparano tra di loro? Oddio, quanta vittoria! Ma che... Sì, tanto male me l'ha fatto, ho dovuto usare un medikit. Non posso andare sopra. Però devo dire, è carino l'ambiente, è più dettagliato, Più dettagliato. C'è un cadavere qua, no? Dai, sta sedia. Molto dettagliato. Ora hai conosciuto il nostro nemico comune, Sophia Lamb. La telecamera sul tuo casco mi permette di vedere ciò che vedi tu e di aiutarti a combatterla. Ma quale telecamera? Non so neanche io che ho una telecamera sul casco, cioè. Premi M per ottenere suggerimenti. Grazie, molto suggerimento, Non posso saltare. Non si sa perché. Ma arriverò di là. Attento,
Le telecamere di sicurezza rispondono alla LEMB, ma con un po' di astuzia puoi servirti di loro. Le telecamere fanno scattare l'allarme se ti inquadra. Evita la luce rossa, così che non devi prendere le tue alleate. Qual è il grimato del tuo? Ecco. La lavoro uno per te localizzando i nemici e vendendo i robot di sicurezza da Carly. Duri più a lungo l'allarme se arriva sul coso blu. Questo mi piace un sacco, molto facile fare così. Troppo facile questo. Beh. Sì, ma i robottini si sono dimenticati di arrivare. Suona l'allarme. Cosa fa quel robottino? Guardalo! Spara, cavolo. Cioè, sta suonando l'allarme, ma i robottini non ci sono. Ma che... Cioè, l'allarme suona, ma i robottini non vengono. Cos'è? Si sono dimenticati di mettere i robottini? Mamma mia, che roba. Già iniziamo bene, eh. Già iniziamo molto bene. Qualche... Già siamo già al primo episodio, abbiamo già dato 2-3 bug diversi. Sicuramente ne troveremo altri di bug. La storia... La storia non è così straconvolgente, però è un continuo per i fan, quelli che sono piaciuti al primo, è un continuo del Bioshock, quindi a me sinceramente sì, mi interessa il gameplay perché la storia alla fine è questa.